La diocesi di Arezzo e l'ordine religioso dei premostratensi resteranno almeno per ora nella causa civile intentata contro di loro dai familiari di Guerrina Piscaglia. C'è stato un omicidio, Alabi ha commesso questo omicidio e di conseguenza oggi la diocesi secondo noi deve rispondere dal punto di vista civilistico. Era il 1 maggio 2014 quando la donna scomparve da Caraffello. Per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della casalinga, padre Gratien Alabi è stato condannato in via definitiva 25 anni di carcere che sta scontando nel penitenziario di Opera a Milano. Dopo il processo in sede penale, le sorelle e le nipoti di Guerrina si sono mosse anche in sede civile chiedendo un risarcimento per quasi 1 milione di euro. Il Tribunale di Arezzo adesso ha rigettato l'istanza di estromissione dalla causa presentata dalle due istituzioni religiose. Anche il marito e il figlio della donna si apprestano a chiedere danni per una somma altrettanto consistente. La causa viene fatta anche per motivi di principio, sostanzialmente, non solo perché il codice ce lo permette, ma proprio perché secondo noi la diocesi doveva intervenire perché sapeva che Alabi si stava comportando in un modo non corretto e soprattutto perché Alabi era stato inviato e mandato presso la diocesi di Caraffello, appunto dalla diocesi di Arezzo. Il processo civile riprenderà il 1 marzo ed intanto dalla famiglia di Guerrina arriva un nuovo appello per il ritrovamento dei resti. Se per noi la storia giudiziaria e processuale è finita, per loro non è ancora finita, fino a che non viene trovato il corpo, fino a che non c'è la parola fine, ecco. Per loro vivono in una sorta di limbo e questo limbo è sofferenza per loro, di conseguenza trovare il corpo sarebbe sicuramente mettere da parte e concludere una brutta vicenda per andare avanti.